Ragazzi, buongiorno e benvenuti in una nuova puntata del Let's Play di Assassin's Creed Mirage. Oggi ci sposteremo con le nostre indagini al bazar, dove apparentemente i mercanti vengono minacciati da qualcuno. Roshan mi ha riferito che alcuni mercanti di Kark vengono presi di mira. Andiamo a controllare. Allora, vi faccio vedere dove siamo, perché se no non si capisce. Da cova degli assassini, ragazzi, c'è una strada che va direttamente al bazar, quindi è abbastanza comodo arrivarci. L'hanno fatto sicuramente apposta. Poi, due cose importanti prima che iniziamo. Vedete quel borseggiamento qui? Borseggiate, ragazzi, perché prendete le monete. Questo qui ce ne siamo accorti troppo tardi. Questo abbiamo preso un ciondolo perché era un pezzente, però... qui c'è un altro da borseggiare. Questo qui mi sembra tiene pure la borsa, vedi? Avrà speso tutto, però ci avrà qualche materiale sicuramente. Vedete? Moneta dei favori del volere. E questo è il modo per prendere la moneta. Numero 2, vedete quel forziere di attrezzatura? Quello là non si prende, manco non si prende, ragazzi. Quello lì si prende solamente andando avanti con la storia principale. Letto, confermato e sottoscritto, perché ci siamo stati un'ora ieri a girare dentro al bazar. Non ci siamo riusciti. Ma dove dobbiamo andare a indagare? Aha! Qua. Sono stanco di aspettare. Non dovrei nemmeno essere qui e non mi pagano abbastanza per questo. Tagliale un dito. Come tagliale un dito? Comincerà a pagarci. Cazzo, queste proprio le guardie chiedono il pizzo. Parliamoci, va. Protezione si paga, lo sai bene. Altrimenti ci prenderemo tutti i tuoi profumi. Capitano del banco dei profumi. Questa cosa non ti riguarda. Cammina. Innanzitutto... mutismo e rassegnazione e rispetto soprattutto, perché se no vi scudoniamo tutti e quattro che teniamo il coso carico della prontezza dell'assassino. Comunque, per questa volta prendi una moneta e cammina. Forse sì. Ottimo lavoro, uomini. Bravo. Riposare. Ma stiamo ancora... Quel soldato non ha capito niente. Andiamo. Che è successo qua? Ah, questo qui servono scuse per... Ah, però teneva il debito, vedete? Vabbè, liberiamola. Ti è andata bene. Abbozzo di scudo, sì. Indizio scoperto. Parliamo con questa. Cosa avete fatto per farvi aggredire in quel modo? Non ho fatto niente. Sono... solo a corto di denaro. Gli affari sono affari. Ah, hanno alzato le tasse, perciò non riuscivo a pagare. Il commercio va male? No, ma le guardie hanno iniziato a chiedere sempre più denaro. Il problema sta lì. Questo riguarda anche altri mercanti? Soprattutto quelli che non sono di qui o che sono di una fede diversa. Non ci sentiamo sicuri qui a Kark. Ora sono in attesa di un carico, ma temo che le guardie mi abbiano sequestrato merce e cammelli. Pure i cammelli. Sono dovuti arrivare insieme ad alcuni mercanti diretti al Dairat al-Mal. Se poteste, amico mio, vi chiederei di cercarli. Molto bene. Dovrebbero trovarsi lungo la strada che conduce alla porta sud di Baghdad. Ah, forse li incontrerò alla piccola oasi lungo la strada verso sud. Vi ringrazio, Saidi. La strada oltre la porta sud di Baghdad. Dovrei andare a cercare quella carovana di... Sono scomparsi dei mercanti, sono stati visti per l'ultima volta fuori Baghdad. Ma questo l'abbiamo fatto tutto. Ma sì, guarda qua, abbiamo fatto pure tutti gli indizi. Ok, dobbiamo andare da quest'altra parte. Però forse ancora non ci fa prendere la quest, perché sta ancora chiudendo il caso del bazar. Poi è stato velocissimo il caso del bazar. Vediamo se possiamo borseggiare qualcun altro. Anzi no, vediamo così. Che cosa vedi? Là c'è una spada. Là c'è... Tanto dobbiamo andare a sud, ragazzi, quindi quel... posto là si può andare a prendere sicuramente. Andiamo a vedere che roba c'è. Dai. Attenzione. Adesso facciamo anche di nuovo il tutorial per chi non ci avesse seguito della roba di Darwish. Basim qua ogni tanto se la dorme nella corsa. Corre un poco troppo piano. Comunque, aspetta, qua possiamo prendere, credo, così. Così. Penso che il tizio sta da quell'altra parte. Però questa è la casa del pollame. È un luogo proibito, ragazzi. Non scherzate con i polli se venite a Baghdad.
Ok. Quello là sta pure un po' antipatico, vedi? Adesso lo addormentiamo. Così. E poi lo borseggiamo. Nuove tecniche, ragazzi. Proprio tecniche avanzate qui. Non lo fate a casa, non ci provate a fare queste cose qui perché sono un poco troppo pericolose, però se fate parecchia pratica. Oh, qui c'è un libro. Pezzi e gli scacchi d'avorio. Aspetta, ma qua ci sono... Fermi un secondo. Qua c'è un libro qui, però questo libro qua sta all'interno di questo... No. Adesso dobbiamo fare la quest. Poi un giorno veniamo a fare questo posto perché sicuramente è abbastanza protetto. Andiamo a vedere se è abbastanza protetto. Questo qui lo uccidiamo un momento. Se Basim... Ok. Andiamo a vedere se quel posto è abbastanza protetto. Così utilizziamo, proviamo a utilizzare anche un'altra nuova tecnica avanzata. Che cosa vedi, amico mio? Allora, il libro dove potrebbe essere? Diciamo che se uccidiamo questa guardia qua stiamo più o meno a posto. Perché non è proprio protettissimo. Qua ci sta una chiave però. Okay. Allora, facciamo così. Prontezza dell'assassino. Sta troppo lontano quello. Ok. Ah, ci abbiamo solamente una carica però di prontezza dell'assassino, ragazzi. Però mi sembra giusto utilizzarla là. Così ci spostiamo direttamente qua sopra. Questo è il mercato del martedì. Ci sta un talento che ricarica più velocemente la prontezza dell'assassino. Forse è buono. Ah, ok. Quella chiave lì, ragazzi, è la chiave per questo forziere. E dove stava il tizio con la chiave, mo? Aguzza la vista, Enkidu. Enkidu. Aguzziamo. Quelli là non ci vedono. Eccolo là, quello con la chiave. Il problema è che qui dentro ci sono, mi sembra, due soggetti. E in più ci sta quello con la chiave. Proviamo a assassinare solo quello con la chiave. E poi accatena quello lì? Accatena? Okay. No, non ci stanno guai. Intanto quello lì che stava guardando il libro è uscito un attimo. Ok. Adesso trovo una chiave per ogni forziere. Lo possiamo aprire. Questo fa pure come a Bayek, che vedete, quando trova il forziere ci sale direttamente sopra. Il libro sta là. Si è spostata quella guardia, però la guardia del libro non si è spostata. Ok, entrando... Se questo qui lo uccidiamo, mo che esce, lo uccidiamo così. Non fa niente che ci vedano tutti quanti. Però si dovrebbero fare teoricamente i fatti loro, ma possiamo entrare qua dentro impunemente. Fare a questo. A catena, quello là. Non so perché non l'ha fatto a catena questo qua. Stiamo facendo una strage proprio davanti a tutti. E poi ce ne sta... È arrivato il tizio. Come facciamo a salire? Qua sopra c'è la scala. Ok. Allora, questo pure lo uccidiamo. Mo chi ci ha visto vorrei sapere, però. Però adesso, ragazzi, abbiamo diverse possibilità. Ma la possibilità migliore... la nostra migliore possibilità di salvezza, perché se viene il tizio doppio, questo qua ci spezza. E trovare un paio di manifesti che sicuramente troveremo qui a portata di mano. Correndo. Ma come? Dove stanno i manifesti? Datemi un manifesto. Non c'è manco un manifesto. Questa sembra la casa del pollame. No, questa è zona vietata. Andiamoci. Prima che ci... Basim! Veloce. Qua ci dobbiamo... È vero che ci dobbiamo nascondere all'aria aperta, però nascondere in bella vista, come dici tu. Però qua stiamo esagerando. E come mai non ci sta manco un manifesto? Come quando ero nell'armata
Lascia un enigma. Possiamo... un manifesto. Adesso forse ci abbiamo anche le monete per corrompere i banditori, però. E c'è qualcuno che la considera arte. Ma non c'è un banditore da queste parti. Mostrami la via da seguire. Ma no, vabbè, andiamo avanti così, ragazzi. Non vi preoccupate, cioè, la facciamo. Questi non ci sgamano. Andiamo a prendere l'enigma. C'è anche il sito storico, attenzione. Enigma. Vediamo che dice. Oh, ragazzi, ma qua ci siano un sacco di enigma. Gioia sotto le palme piangenti. Ci sono tre palmeti, bisogna andare nel palmeto che sta più a sud. Qua ci sono i fiumi. Ok, ricordiamoci i palmeti. Questo invece dobbiamo andare a Giargiaia. E questo qua non lo sappiamo. Perfetto. E poi dobbiamo prendere il sito storico, abbiamo detto. Sito storico. Morte è al di là. Perfetto. Allora, i mercanti in difficoltà si trovano presso una piccola oasi a sud di Baghdad. Però una cosa che dobbiamo capire è se qua c'è qualche punto di osservazione che dobbiamo prendere. Secondo me... Oh, guardate, qua ci stanno... Aspettate un secondo, qua ci stanno le palme, vedete? Fermi! Vabbè, dai, questo era facile. Ci sono un sacco di palme. Vediamo un attimo. Quindi era 1, 2, 3, sta qua più o meno. Stava su quello di sotto, sotto. Vediamo un secondo il nostro super enigma. Era questo? Erano tre palmeti su quello di sotto, sotto. Perfetto. Quindi se andiamo tipo... andiamo tipo qua. Verso 1. Risolviamo il nostro enigma. Questa era la facile, dai. Comunque li hanno fatti strani gli enigmi. Erano molto meglio quelli lì di Assassin's Creed Origins. Molto meglio quelli di Assassin's Creed Origins. Si capivano molto più semplicemente. Questo si chiama pure palmeto. Dobbiamo vedere dove sta. Eccolo qua. E anche quelli di Assassin's Creed Odyssey erano fatti estremamente meglio. Questi qua sono fatti un po' così. Quelli di Origins l'abbiamo finito tutti quanti, tra le altre cose. Quelli di Odyssey invece no, purtroppo. Odyssey è proprio immenso, però è bello. È probabilmente uno degli Assassin's Creed più belli. Sì. Più avanti dovrei... al momento. Forse si sono fermati al riparo. Probabilmente l'Assassin's Creed più bello, quello che mi piace di più, alla data di uscita però, era Assassin's Creed 2 Brotherhood, naturalmente. Ragazzi, qua bisognerebbe vedere se c'è qualche punto di osservazione. Quello mi sembra un punto di osservazione. Così se dobbiamo tornare qua. Dopo non dobbiamo fare tutto il giro. Ma a parte che dobbiamo andare pure là, secondo me. Forse là l'oasi. O forse no. Però questo è un punto di osservazione sicuramente. C'è anche lo struzzo. Tanti struzzi, ma dai. Ma chissà se si possono cavalcare, ma non penso. Ok. Vediamo questo punto di osservazione che ci dice. Vai. C'è un tesoro? C'è un tesoro. Ah, questa mania di salire sopra i forzieri. Allora. Vai.
Ta-da! Abbiamo preso un altro punto di osservazione. Abbiamo scoperto pure un enigma e dobbiamo andare esattamente di qua. Però vedete, non ci ho proprio aperto la mappa. A parte che qua c'è un sito storico che sicuramente dopo ci vedrà, ci farà venire con la storia, no? Credo. Ok, troviamo il pagliericcio. Chiamiamo il, come si chiama, il nostro Fido Camellozzo. Eccolo qua. Andiamo. Camello. Che è successo? E andiamo dove dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Non ci dice dove dobbiamo andare, perché lo dobbiamo scoprire. Dobbiamo andare sicuramente là che c'è il fumo, vedete? Ok. Yalla, yalla! Yalla, yalla! Incredibile. Ciao, struzzo. Poi il problema è che secondo me se scendiamo gli struzzi fanno come gli antilopi. E l'altra volta non ci eravate, forse l'abbiamo fatto in live. Credo che quello sia il campo dei mercanti. Anche secondo me. Togliamo il segnalibro, sennò ci confonde. Ah, sta esattamente qua, proprio alla fine dell'oasi. Perfetto. Che bello, guarda. Ragazzi, guardate la polizia, sono pure i fenicotteri. Aspettate. No, già se ne sono volati. Ci hanno sgamato da lontano. Però sono proprio belli i fenicotteri, hanno fatto proprio bene. Chi va là? Com'è, chi va là? In pace. La pace sia con voi. Mi manda una vostra amica. Era preoccupata per la vostra incolumità. Come potete vedere dalla testa del cavallo, aveva ragione di esserlo. Ancora non sappiamo che significhi. Vi aiuterò io. Forse posso scoprire cos'è successo. Ve ne saremmo grati. Il colpevole avrà lasciato degli indizi. Orme. Ma che è successo? Una scia di sangue. Oh, guarda, questo è tipo il padrino, hanno fatto. Trascinata al centro del campo. Lenticchia, povero cavallo mio. Oggi lenticchia. Non provare. Beh, parliamo con questi due. Non sono stato io. No, forse dobbiamo esaminare la testa del cavallo. La testa è tagliata di netto. La lama era molto affilata. Caso ignoto. Caso non scoperto, una figura che usa la propria autorità per estorcere denaro ai mercanti. Parliamo pure con questo, eh? Era il vostro cavallo? Ormai appartiene ad Ade. Ora non solo devo preoccuparmi della brama di denaro di Baghdad, ma anche della salvezza del mio bestiame. Malaka. Malaka. Questo è greco. Dopo, vedete, dopo che ho giocato a Assassin's Creed Odyssey ho imparato anche cosa significa Malaka. Ah, ok, dobbiamo trovare delle altre prove. Faremo con questo. Cos'è successo qui? È successo a notte fonda. Non ho visto bene, ma ho visto qualcuno, credo. Non ne sono certo. Chi hai visto? Ci serve un altro indizio. Andiamoci a rubare anche il tesoro dei mercanti, che mi sembra giusto. Tanto a loro non serve. Serve più a noi, perché loro non si devono aggiornare l'attrezzatura, noi invece sì. Ok, qua c'è un'altra nota. Ma è sicuramente l'ultimo indizio. Attenzione guardie, ecco la lista delle riscossioni: profumerie di Anka, carne esotiche di Wei, saponi schiumosi. Credo di sapere cos'è accaduto. Non sono riuscito a fine di leggere. Però se vogliamo continuare a leggere basta andare qui, premere col tasto destro e fare così. Eccolo qua. Devo insegnarvi a fare il vostro lavoro? Interrompete le loro forniture se necessario, ma assicuratevi di riscuotere il denaro. E ricordatevi le tasse aggiuntive per gli stranieri. Se vogliono fare buona fortuna a Baghdad, devono pagare il giusto prezzo. Fate ciò che dovete. Al-Anka. Questo qua è sicuramente un altro della setta, perché tutti quelli che hanno il nome che iniziano con Al sono della setta. È come in Zelda, tutti quelli che finiscono con Da sono carpentieri. Carpentieri. Oh, guardate, i ragazzini si stanno sciacquando dentro all'oasi qua. Pure il coniglio si sta sciacquando. Che bella l'oasi. Concludi l'indagine con il capo dei mercanti. Dove sta il capo dei mercanti? Eccolo qua. Si tratta di un avvertimento. Qualcuno vuole impedire il vostro arrivo. Ma perché farmi una cosa simile? Io non ho nemici, né conti in sospeso. Potrebbe accadervi qualcosa di peggio lungo la strada. Lasciate che vi scorti fino alle porte. Fareste questo per noi? Evviva! Allah vi benedica! Presto, andiamocene da qui! Andiamo. Muoviamoci.
La città non è lontana. Venite, dobbiamo andarcene da qui. Presto. Dovevo starmene a... Che ci sa qua? Dov'è casa? Al cavallo, forse. Vengo da un luogo chiamato Grecia, a ovest di qui, oltre il mare. Adesso che veniva dalla Grecia? Trasportavamo merci da e per là. Quante città abbiamo visitato? Gerusalemme, Bassora, Samaria. Se si fa, segui strada, li dovrebbe seguire. La vostra amica mercante mi ha detto che le merci sono destinate al Dairat al-Mal. Sì, la grande asta è un evento importante e abbiamo ricevuto molti ordini. Voi parteciperete, dunque? Partecipare? Ah, se solo avessi denaro da spendere. No, noi forniamo solo il necessario per i preparativi. Aspetta, questi girano da quella parte. Ok. Un agguato. Prontezza dell'assassino. Non ce la fa usare perché siamo... Non ce la fa usare, li dobbiamo fare. Non la passerete liscia. Dovete pagare. Adesso? No. Aspetta un secondo, qua dobbiamo essere un poco più parsimoniosi. Ma 3 contro 1, questo qui è difficile. 4 contro 1 è impossibile. Ok. F uccidi. Uno è andato per il mare. Perché non è andato per il mare? E perché soprattutto... Aspetta, F uccidi. Non fallirò. Ascolta il tuo padrone, cane. F uccidi. F uccidi. F uccidi. Curiamoci. No, quella là no. Sono tutti e due rossi. Dobbiamo fare prima quell'altro, ragazzi. Fai il giallo, il giallo, il giallo. F uccidi. Okay. Quell'altro là. Questo per togliere il locker rimetterlo è una cosa... è difficilissimo, ragazzi. Forse col controller è meglio, perché forse funziona la levetta per cambiare il locco. La tua testa finirà su una lancia. Insulto ridicolo. F uccidi. Ok, ci ritroviamo in portiglia. Adesso vi faccio vedere una cosa, ragazzi. Nuova tecnica avanzata. Sì. Sfida maestria. Se lo date sui piedi, dovete trovare quei mercanti. Uno di loro sa dove mi trovo e non deve parlare, ne va della mia sicurezza. Uccidete pure anche gli altri. Da quanto ho appreso dovrebbero trovarsi ancora a ovest di Baghdad. Trovateli prima che arrivino e poi fate rapporto. Tornate vincitori e avete un premio in denaro. Al-Anka. Rispondono a qualcuno di nome Al-Anka. Ragazzi, funziona solamente se il tizio non c'ha la bardatura sui piedi, naturalmente. Ok, ho fatto anche un altro tutorial. Che cosa dobbiamo fare? Perché non ci sta il mio cammello? Cammello. YOLO. Andiamo. YOLO. Ma ci dobbiamo parlare? Qualcuno li ha mandati a ucciderci. È probabile. Non mi sorprende. Abbiamo protestato a gran voce contro le tasse del califfato. Potrebbe costarci la testa. Ma il silenzio è un alleato della corruzione. Le proteste non sono ben viste. Non sarei sorpreso se ci punissero in modo esemplare per scoraggiare chiunque voglia imitarci. Ma nessuno dice non sarei sorpreso se volessero scoraggiarci chiunque voglia imitarci. Ma questi dovrebbero tremare di paura, non... i dialoghi sono assolutamente non veritieri. Il pericolo è passato. Che fa? Siete stato magnifico, grazie. Parla con il capo dei mercanti. Ok. Appena si ferma. Okay, eccoci, perfetto. Qui. Grazie infinite, Saidi. Fate attenzione a Baghdad. Tra i mercati corre voce di commercianti svaniti dai loro banchi. Vi è giunta voce di tali ingiustizie. Chi ne avrebbe motivo? Si dice che a essere presi di mira siano i mercanti che non sono di qui. Gli Abbasidi vogliono entrare in tutti gli affari. Ciò che conta è il denaro, non le vite umane. La nota è caduta. Forse Abbaside sono gli abitanti di Baghdad. Persona responsabile dell'attacco. Ho sentito le guardie riferirsi all'esattore usando il nome Al-Anka.
Ma è strano perché Ankh è femminile. Dimmi come si chiama e dove posso trovarlo. Suhali risiede nella zona ovest di Kark. Siate molto cauto, non credo agisca da solo. Grazie, amico mio. Che Allah vi protegga. L'esattore delle tasse. Alanga, casus velatum. La villa dell'esattore. Aspetta, ma dobbiamo andare qua. Perlustra la villa dell'esattore delle tasse. E poi dobbiamo assassinare Alanga. Oh, questa puntata la intitoliamo l'esattore delle tasse. Mi sembra giusto. Ok. Allora, dobbiamo andare a perlustrare la villa dell'esattore delle tasse. Risiete in una villa nella zona ovest. Ovest è a sinistra di Kark, quindi è vicino a dove stiamo noi. Vediamo un attimo. Andiamo a piedi senza il teletrasporto. L'unica cosa, ragazzi, perlustra la villa dell'esattore delle tasse. Andiamo da un mercante. Questo furfante merita la prigione. E vediamo anche se troviamo qualcuno. C'è un borseggio. Ma camminando. C'è un manifesto. Aspetta un secondo. Eccolo là. Dobbiamo andare da un mercante perché non facciamoci riconoscere. Anche per uccidere il comandante dei Kuramin. E borseggia, basi. Sai, non è stato Sasha a guidare la carica contro lui. Okay, borseggiamo ora quest'altro. E poi andiamo al mercante, così abbiamo fatto pure una cosa di soldi. E probabilmente dobbiamo fare il pieno di tutto. Buona giornata. Benvenuto. Allora, riduci i prezzi del 10%, ce ne abbiamo tre, riduciamoli. Ah, bene. Lasciate che mi dedichi a voi. Ok. Riduci i prezzi del 20%, però costa 2 monete al favore. Uno almeno ce la dobbiamo lasciare. Posso esaminare la mercanzia? Date un'occhiata. Allora, rifornimento rapido $85, perfetto. Anzi, di RAM. Volete migliorare l'attrezzatura? Stavolta siamo messi bene, perché questi qua valgono di più. 2,61, 4,29, perfetto. Circa 160, però dobbiamo fare i prezzi scontati di più. Allora è tutto? Se vogliamo fare un po' di RAM. Ok. Ci rivedremo presto. La pace sia con voi. Ah già, mamma mia, per fermarsi un attimo a bottegare ci vuole un'ora. Ma perché? Allora, dobbiamo andare qui e dobbiamo perlustrare la villa dell'esattore delle tasse. Non facciamo come un'altra volta che lo uccidiamo direttamente. Creiamo un po' di suspense. Vediamo se ci sta pure qualcos'altro. Mi hanno abbattuto Enkidu. Perdonami, Enkidu. Ti ho messo in pericolo. Ok. Guarda qua. Questi qua. Oh, guarda. questo è il pesce. Però l'hanno fatto proprio male questo pesce, eh. E quelli stanno là sopra il pesce. Buttano una schifezza delle scarpe. Questo non dice niente. Vabbè. A Baghdad si usava così, ragazzi. Mi stanno dando. Chi siamo noi per giudicare? Poi era 3000 anni fa qua. Oh, c'è un altro manifesto. Aspetta, lo togliamo. Comunque, ragazzi, adesso vi faccio un altro tutorial che non ci azzecca niente. Quando uno dice chi sei tu per giudicare, è vero che un sacco di volte uno non è nessuno per giudicare, però ogni cristiano si dovrebbe avere un giudizio proprio delle cose, altrimenti come si fa a regolare su cosa deve fare e cosa non deve fare? Quindi è una scemenza. Tutti quanti dovrebbero avere una propria opinione o giudizio, sono sinonimi, non è che uno esclude l'altro. È lo stesso concetto, quindi è una scemenza. Detto tutto ciò, dobbiamo fare questa cosa qua. Questo Enkidu ce lo fanno secco un'altra volta. Mamma mia. Enkidu, mi dispiace, ti ho messo. Allora, ragazzi, quello là è il killer. Lo dobbiamo andare a fare. Il problema ci abbiamo. Potremmo entrare teoricamente da qua dentro, ma secondo me se entriamo da qua dentro ci fanno neri. Non entriamo da qua dentro, andiamo a fare il giro, eh.
Utilizzeremo delle nuove tecniche avanzate. Allora, innanzitutto dobbiamo trovare un buon posto per iniziare, che probabilmente è la parte più difficile di tutte le operazioni stealth. E qua non so, questo chi è Vattene? Allora, dobbiamo arrivare sicuramente là sopra. Mo ci stanno tre qua sotto. Però probabilmente se iniziamo da quel pagliericcio là che quest'altro riesce a saltare. Una visita all'esattore. Vai a mangiare qualcosa. E questo qua lo fischiamo? O viene direttamente lui? Viene direttamente. Ehi. Non ci vede nessuno, non ci vede nessuno. È tutto calcolato. Oh, abbiamo preso pure la chiave della villa dell'esattore. Ma dai, questo è stato un colpo di fortuna non calcolato. Ok. Adesso andiamo a uccidere il killer di Enkidu, di volatili qua. Ti è piaciuto uccidere Enkidu, eh? Bravo, così ti impari. Enkidu può esplorare in sicurezza ora. Questo forziere qua purtroppo già l'abbiamo preso. Allora, adesso però esploriamo, visto che ci abbiamo Enkidu. Fammi usare i tuoi. Così ci segniamo un secondo. Ragazzi, qua facciamo piazza pulita. Allora, quello là è uno. Poi questo è un altro. Questo qua lo dobbiamo fare, penso, fra i primi. Quello là è un altro. Questo non l'abbiamo cercato. Questo lo dobbiamo fare assolutamente adesso, perché ci vede. Quello dorme. Si può fare per ultimo. Là sopra non c'è nessuno. Eccolo là. Quello là pure lo dobbiamo fare per primo. Qua sotto invece ce ne stavano tre, mi sembra. Tre, vediamo un attimo. Andiamo in picchiata, Enkidu. Uno, due e tre. Stanno abbastanzamente dormendo tutti e tre. Ma questi qua pure fanno parte della villa. Due qua e uno là. Ah, poi uccidiamo pure allora. Là sotto pure ci potrebbe essere qualcuno, però non ce ne importa tanto. E poi c'è quello là doppio. Questi qua stanno fuori. Non fa niente. Credo che più o meno ci sia. Ci siamo? Naturalmente, appena sentiamo il fatto che qualcuno ci ha visto, ci blocchiamo tutto subito il gioco e lo facciamo con R. Quindi teniamoci sempre un R di scorta. Qua ho sbagliato lato, però. Andiamo di qua. Questo dorme. Bravo. Allora, probabilmente questo tizio doppio qua pure si potrebbe fare, però ho paura che quell'altro la si gira e ci vede. Però non vedo altre patrol. Facciamo un secondo, A meno che non ci sia qualcuno qua sotto. Quello non lo assassiniamo assolutamente. Assassino, è troppo tardi. Ho cambiato idea. Al massimo quello che potrebbe succedere è che qualcuno viene qua, vede il corpo e si mette allo scoperto. Perfetto. Prossimo obiettivo sulla lista è quel tizio là, che però sta girando dall'altra parte. Forse se scendiamo qua. Lo assassiniamo. Okay. Quello se ne va di là. Proiettile soporifero. Questo dorme. E quello muore. Poi muore anche quest'altro. Ok. Allora, se avessimo tempo di aspettare, potremmo aspettare qua che torna quello della patrol. E lo facciamo quando viene a vedere, a controllare il corpo. Però diciamo che non la facciamo sta cosa. Dobbiamo riuscire a risalire un attimo, a guadagnare un minimo di altezza. Aspetta un secondo. Ah, basta di basimo. Scendiamo qua. Prendiamo un altro poco di attrezzi. Ok. Raccogliamo anche due soldi. Adesso. No, quello sta uscendo da qua. Ma mica esce fuori dal balcone. Questo lo facciamo dopo. Adesso voglio fare quei tre, perché ci dovrebbero essere delle tecniche avanzate per questi tre. Allora, se vi ricordate, quando siamo arrivati qua sopra, siamo entrati dentro al pagliericcio, no? Adesso facciamo una cosa. Innanzitutto controlliamo che qua sotto non viene. Quello là lo dobbiamo andare a fare, sennò quello ci sgama, ragazzi. A parte che si è messo proprio. Facciamo così, dai. Non ci dovrebbe essere più nessuno. Ok.
che c'è qua? Uno scrigno e anche una nota. Attenzione, attenzione. Fondi per il blocco. Ok. Il blocco del porto è finanziato con il denaro dei cittadini. Forse qui intorno posso trovare altre informazioni. Forse. Allora, ragazzi, guardate qua. Questo ha perso la mazza, però qui c'è il pagliericcio. Proviamo a dare fuoco al pagliericcio. Sicuramente una di quelle guardie dovrebbe insospettirsi. C'è un incendio, ragazzi. Fischiamo. Ma ne viene uno perché ho fischiato, un altro per il pagliericcio. Ancora due. Buttalo dentro. Ci hanno visto. Ma comunque non si fa così. Qua dovevamo fare spazzata reattiva. Dovevamo fare la tecnica avanzata. Abbiamo fatto la nubata. F uccidi. Però non è stata colpa mia. Questo è il pagliericcio, è un'ottima idea, eh. Ora basta. Cioè, ha detto ora basta. Okay. Questa parte qua non mi è piaciuta, ragazzi. Perché avevamo anche altri modi per farli, questi qua, però. E poi non ho capito perché. Sta arrivando un altro. Non ho capito perché Basim a un certo punto non se l'è tirato dietro a quell'altro. È questa mancanza di precisione forse che dà fastidio. E questo viene dal motore di Assassin's Creed Valhalla. Ma questo pure è il forziere. E ora prendiamo pure il forziere, naturalmente. Allora, c'è rimasto quello là che dovremmo fare facilmente. Però quella là è una patrol. Ma facciamo così. Qua sono due patrol. Se facciamo questo qua velocemente e poi risaliamo su prima che quello là torni indietro. Sì. Qua riusciamo a risalire su prima che quello là torni indietro. Qua riusciamo a risalire su però. Ok. Ragazzi, ci siamo quasi, eh? L'assassino è un'arte. A proposito di assassini, ragazzi, c'è un cartone animato che si chiama Assassination Classroom. Se non l'avete visto, lo consiglio caldamente, è bellissimo. A Max Mine è piaciuto proprio tantissimo. Andiamo avanti. È rimasto solamente quell'ultima patrol. Quello non è una patrol, quello lì. Vedete, questo qua è un forziere del volere che si usa una moneta del volere. Adesso ce ne abbiamo due, vediamo che ci stanno dentro i forziere del volere. Secondo me non conviene utilizzare questo coso qua del volere. È stato quell'uomo. Mamma mia, questi. Ma come non va? Ma come ci ha fatto? Ma questi come mo abbaside, questi abbasidi sono proprio scoccianti. Ok. Allora, questa porta qua è chiusa. Dobbiamo trovare un altro modo per entrare dentro qua. Là ci sta una lettera, là ci sta il forziere e là ci sta un'altra cosa. Forse si entrerà dall'alto, possibile. Andiamo un attimo da qua sopra. A parte che diremo R super carico, li potremmo proprio schiattare a questi tre che stanno qua dentro. Il problema è che dobbiamo trovare un punto di entrata prima. Che al momento non sembra ovvio. Ok, scendiamo di qua. Ma scusa, il balcone era aperto, avevamo visto. No, forse non questo balcone. Questo qua? Questo è aperto. Con i soldi. Però con la testa mozzata, se non consegno, quanto ci vuole a scucire dei soldi? Questi pensano sempre i soldi. Ma questo era questo? Hai riscosso le tue tasse. All'anca. Sei andato per il mare. Ok, però dobbiamo prendendo questo. Cioè abbiamo tre punti. Schema di potenziamento completo del cavaliere Abbaside. Ok. C'era pure una lettera qua, l'avevamo visto. Però forse stava al piano di sotto. Proprio che dobbiamo trovare. C'è anche una lettera qui. Alanka, il denaro inizia a scarseggiare. Hai aumentato le tasse come ti ho chiesto? Ok, questo è N. È raro che io debba inviare due lettere per farmi obbedire. Non ne viene roba una terza. Non lavora da solo.
persona che muove i suoi fili non è di Baghdad. Questa lettera odora di qualcosa. Profumo. Rosa e... ferro? Ok, ragazzi. Adesso qua facciamo così. Facciamo R. 1 e 2. È perché ogni tanto lo dobbiamo usare R, no? Prontezza dell'assassino. Sennò che ce l'hanno messo a fare? Però... Prendi. Leggi. Sua Il. Eccoti l'elenco degli aumenti tributari. Grano un ventesimo, alimenti un decimo, tessuti un decimo, ceramiche un quinto. Perché le ceramiche hanno aumentato di più? Però non so se è un ventesimo, cioè... è un'unità di misura, quindi sono 20 centesimi, invece un quinto di centesimo, oppure se ne hanno aumentate di un quinto e il grano di un ventesimo. Inoltre, secondo la legge, gli stranieri sono tenuti a un contributo aggiuntivo. Dunque, esigi dai non credenti un ulteriore decimo. L'ordine di aumentare. Quindi è tutto il contrario. Nelle loro casse altro denaro. Qui ho finito. Non c'è altro. Roshan e Rebecca saranno allo studio ad attendermi. Ok, andiamo a fare il rapporto. Qua ce ne possiamo andare direttamente. Il forzino l'abbiamo preso, vero? Mostrami ogni cosa. Sì, sì. Ah, il coso a Basidi, abbiamo il potenziamento, l'abbiamo preso. Perfetto, anche questa è fatta. Una piuma senza un volto. Fai rapporto a Rebecca. Ta-da! Dove sta? Usiamo il viaggio rapido, lo facciamo assolutamente prima. Comunque, ragazzi, questo... Forse il problema di questo gioco è solamente il fatto che ha ereditato il motore grafico da Valhalla. Perché se forse ci avessero messo un po' di sforzo in più, avessero fatto qualche sforzo in più e aggiustato un po' di cose, soprattutto per quello che riguarda le cose che Basim può fare o non può fare, tipo doppio assassino, aggiustato un po' il parkour e cose del genere, forse sarebbe stato molto meglio. Prodigo ritorna. Bravo! Hai ritrovato la strada di casa. Che cos'hai per noi? La persona che cerchiamo è uno straniero. Viene da fuori Baghdad. Ne sei certo? Ne ho le prove. Collaborava con l'esattore e con il mastro di porto. Il primo si serviva delle guardie per estorcere denaro agli stranieri. Il secondo sequestrava le merci al molo. Capisco le estorsioni, ma perché i sequestri? Altri oggetti di quegli esseri antichi che venerano? Stanno cercando un raro fermaglio importato dalla Via dell'Est. Sarà uno degli oggetti in vendita al Dairat al-Mal. Un invito ufficiale all'asta. Ora sappiamo come entrare. Bel lavoro. Il nostro bersaglio deve essere qualcuno legato ad Al-Anka e a Al-Kullulu. Una persona molto vicina agli ufficiali. Corre voce che sia l'intendente della tesoreria. Di recente ha avuto un ruolo importante negli affari di Kark. Di certo una persona del suo rango si presenterà al Dairat al-Mal. Dobbiamo prepararci. Io andrò in avanscoperta. Vediamoci vicino al Suk quando sarai pronto. Non si sa molto di questa persona. Sottovalutare il nemico sarebbe davvero idioti. Preoccupata? Sarò molto cauto. Perfetto, ragazzi. Dobbiamo incontrare Roshan vicino al bazar. Però, dai un secondo, vediamo un attimo le nostre super indagini. Abbiamo concluso l'indagine di Al-Anka, l'esattore delle tasse. Villa dell'esattore. Ok. Penso che questa puntata la intitoleremo l'esattore delle tasse Al-Anka. E nella prossima puntata, invece... andremo a vedere chi è che sta muovendo i fili di Kark. Ragazzi, per oggi ci vediamo qui. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo let's play di Assassin's Creed Mirage. Andiamo al bazar. Ciao!